tutti e benvenuti a questa puntata speciale dell'Ora del Tè. Questa è la puntata di gennaio, sarà una puntata un po' diversa dal solito perché non assaggeremo dei cibi strani, ma faremo una recensione. La recensione è sui Warner Studios di Harry Potter a Londra e ad accompagnarci però abbiamo sempre il tè, perché comunque rimane sempre l'ora del tè. Punto fermo, diciamo. Esatto. E visto che i Warner Bros. Studios sono vicino a Londra, abbiamo scelto un English breakfast, anche perché poi l'Inghilterra, cioè la Gran Bretagna, diciamo, è un stato che importa. Sì, che è sempre portato storicamente, fin dall'Ottocento, il tè. Sì, in passato forse di più, adesso insomma la concorrenza si sente, comunque. Però, insomma, sì, abbiamo scelto questo tè. Perché rappresenta poi l'emblema dell'Inghilterra, l'English breakfast è proprio il tè che si usa per il breakfast pomeridiano, sì, del 5, l'ora del tè, appunto. No, English breakfast è la colazione inglese, allora e... quindi ho sempre pensato una cosa sbagliata, io quindi pensavo fosse che fosse quello della... Comunque, comunque è un tè importato, mi sembra, dallo Sri Lanka. E niente, noi vi auguriamo una buona visione con questa recensione. A noi sono piaciuti molto i Warner Bros. Studios, sì, decisamente. E scoprirete tante cose, ma soprattutto potrete gustare la burra birra, quindi... Esatto, che okay. Vi diciamo dopo, adesso vedete il video, dopo vi diciamo se ci è piaciuto o meno, va bene? Ok, buona visione. Buona visione, allora. A dopo. Divertitevi. When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color.
surrounded by darkness. Open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. E adesso che avete visto i nostri video, le nostre foto, possiamo dire qual è stata la nostra parte preferita. A me è piaciuta ad esempio molto la sala grande. Molto bella, sì. Molto dettagliata, anche con il cibo finto. Sì, sembrava vero, sì, c'era venire fame. Esatto, poi anche la parte dove si vede il treno. Che molto... poi il treno è proprio il treno originale, che è un vero treno essenzialmente. Sì, sì, esatto. E poi all'interno ovviamente potete, come abbiamo detto prima, assaggiare la burro birra. Ti è piaciuta? A me è piaciuta, sì. Anche a me è un casino. Che però è analcolica. Sì, è una cosa molto dolce in realtà. Sì. Però è buona nel suo cioè è un contrasto di sapori che però nella sua... No, è buona, è buona. Molto dolce. È dissetante, volevo dire che è dissetante di brutto. E potete trovare anche un negozio di gadget fornitissimo, e a Londra troverete anche il negozio di gadget di Harry Potter, sì, sì, al binario 9 e 3 quarti a King's Cross. Si vede benissimo che andate a King's Cross. Diciamo che se non sei riuscito ad andare agli studios di Harry Potter, che comunque non sono proprio dentro Londra, sono leggermente sono un po' staccati. Fuori, è molto comodo perché uno può prendere il treno poi da Londra e arriva. Sì, prende un trenino apposta alla fine. Infatti il tizio si era fermato e ha detto: siete qui per Harry Potter? Ovvio. Sì. E poi dopo dalla stazione agli studios c'è un autobus che porta là e si vede benissimo perché a tema Harry Potter. Come diciamo com'è, perché vi lasciamo una sorpresa di sapere, così. Di vedere com'è. E niente, speriamo che vi sia piaciuto questo video e alla prossima. Alla prossima? Sì, alla prossima. Alla prossima allora. Cin cin. Con questo... Cheers. Cheers. Favorite color.